Io devo difendere Giletti che la De Gregorio che dice che bisogna accogliere tutto il mondo in Italia non fa demagogia, Giletti invece che dice che ci sono delle responsabilità fa No, demagogia. ma Mi De Gregorio sembra. non diceva No, questo. ha detto il mondo è di tutti, devo andare tutti No, ma dappertutto. questo è Allora, un i altro figli. No, discorso. ma allora mi scusi, suo Sì. padre le avrà dato una casa dove vivere quando era piccolo, tutti i figli di tutti i poveri del mondo possono venire a casa sua perché qual è il suo merito di essere nato figlio di suo Non è padre? questo il Questo punto. ragionamento Comunque. che è folle, noi dobbiamo ragionare con la concretezza delle cose e anche con le risorse Sì. che ci sono a disposizione. Ci sono 1 miliardo di persone povere in Africa, non penso che nessuno sia talmente matto di dire che 1 miliardo di persone devono venire da noi, perché vuol dire ammazzare tutti, non salvare qualcuno. E dunque noi vogliamo confrontarci con la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è anche quella di sapere, e io rivendico, la possibilità di criticare anche aspramente l'azione di un governo inadeguato. E le dico questo perché mi scusi, no, ma ci tengo a Sì, dirlo perché un ogni conto è volta. dire questo, un conto è dire che il sangue Non c'è. che è È scorso nel assolutamente Mediterraneo così, è ricade nel assolutamente momento in così, cui i perché dal morti sono momento in lì. noi, no, noi siamo Questa da non due è anni, un'altra cosa, no, no? noi siamo da 2 anni che denunciamo la politica inadeguata. Da parte del governo ci è stato risposto che siamo razzisti, xenofobi, cattivi, purtroppo invece le politiche di questo governo che ci dà dei razzisti, degli xenofobi e cattivi stanno producendo, con politiche ovviamente nazionali ed europee, centinaia e centinaia di morti in mare. E io voglio solo ricordare, perché oggi mi sono andato a vedere cosa succedeva quando c'è stata la tragedia di Lampedusa e le politiche successive. Ebbene, veniva dichiarato dai membri del governo, tra cui Renzi, il 24 aprile 2014, successivamente alla tragedia, durante il semestre europeo la presidenza italiana metterà al centro la questione immigrazione. Risultati nessuno. Alfano, 9 ottobre 2014, Operazione Triton sostituirà Mare Nostrum. Oggi ci sentiamo dire che l'Europa fa la propria parte. Oggi ci viene detto che forse l'Europa farà la propria parte. Sempre NCD, il partito di Alfano, un successo che, Sì. ogni ministro, che oggi il ministro Alfano può rivendicare. Questo era il 1 novembre 2014. Mare Nostrum, Triton, Allora. Alfano, portareci in Africa. Immigrati, ciao chi, finalmente parte Benissimo. Triton e fin. Ma Allora bisogna però, ricordare che Federico. qualcuno ha Sì, ma responsabilità. questo. Quando qualcuno denunciava all'epoca, ci dicevano le stesse cose, che Il siamo degli problema. sciacalli.